Allora, il viandante ovviamente è una figura, è una persona che viaggia, quindi si trova sempre ad affrontare situazioni nuove, costantemente nuovo tutto quello che vive. Diciamo che si sa più o meno quello che si lascia, non si sa dove si va, quindi il nero, quella novità, rappresenta tutte le situazioni nuove che andiamo ad affrontare quotidianamente. Molte volte il nero può essere quello che lasciamo, no? È la selva oscura dalla quale veniamo via, dalla quale scappiamo. Quindi diciamo che il tema del nero l'ho rispettato in questo senso, sempre vedendo la novità, quello che ha da venire, insomma. Rispettando anche la natura. La natura sempre, infatti questo è un lavoro realizzato completamente con i materiali del luogo, una struttura di legno, ma è legno secco che ho già trovato, rami già caduti. E poi ho mescolato semplicemente con l'acqua la terra che ho trovato qua, quindi terra e sassi e pagliuzze, un materiale molto strutturale, ecco, quindi mi hanno permesso di realizzare questa figura, sarà 2,20 m, 2,30 m. Il materiale è legno compensato marino, trattato con la guaina liquida da poter durare il più possibile, anche in esterno. La sua opera, Il buco non nero, che cosa ci racconta? Racconta dei giochi geometrici in nero, che è il cerchio, il triangolo e il quadrato, che sono, diciamo, le basi della geometria. E si appella anche ovviamente al buco nero, che lo possiamo benissimo inserire. La vita è un'incognita, se che è un buco nero, non necessariamente così negativo, non lo sappiamo il futuro. Io mi ricordo un piatto di una mia zia che c'era scritto sul muro del programma della vita, del concerto della vita, nessuno ha il programma. Possiamo chiamarlo anche così, il buco nero. E così completiamo l'opera. Finito l'opera. Che cosa rappresenta? È un versacrum, che è un rito prettamente legato ai popoli italici e sanniti, dove il rito raccontava che quando il ragazzo diventava adulto poteva tranquillamente, lo mandavano fuori dal loro gruppo, dal loro sistema sociale, per costruire una sua nuova tribù. E questo è il vento, l'ala che lo porta poi. Questo è il tuo nero? È il mio nero della maiella, sì.